Allora, dicevo, buongiorno a tutti. Vi chiedo di indossare le cuffiette perché altrimenti non mi sentite. Gli speaker dovrebbero prendere posto perché siamo un po' in ritardo sul programma. Mi presento velocemente, io sono Lorenzo Maggioni, sono responsabile di ricerca e sviluppo del CIB, Consorzio Italiano Biogas. La nostra è un'organizzazione che rappresenta il settore biogas agricolo in Italia. Abbiamo più di 760 aziende agricole con impianto biogas o biometano e oltre 200 imprese associate che propongono tecnologie o servizi a favore degli investitori, ovvero dei produttori di biogas e biometano. Ho visto già molte delle nostre aziende associate che sono presenti qua con uno stand che espongono a conferenza GNL. Un saluto a tutti voi, un grosso ringraziamento a conferenza GNL, agli amici di Mirumir e in particolare poi all'amico Diego Gavagnin per l'opportunità e per il piacere di poter presenziare finalmente in presenza questa bellissima e ben organizzata iniziativa. Oggi pomeriggio parliamo di biometano liquefatto. Lo facciamo con una serie di società che hanno un interesse specifico all'interno di questo settore. Vi spiego come sarà organizzata questa sessione che dovrebbe finire, anzi finirà sicuramente alle 16:30. Ci saranno delle presentazioni di 10 minuti da parte delle persone, degli speaker che vedete di fianco a me. Da remoto si collegherà anche la European Biogas Association e in particolare il direttore della European Biogas Association che si chiama Armin Decker. Vi dico semplicemente, vi presento le persone che sono sedute accanto a me. Laurent Amu di LNG. Alla mia sinistra Davide Macor di Edison, il collega l'ingegnere Alberto Fanchini di Ecospray che sostituisce Giorgio Copelli che purtroppo ha avuto un inconveniente, quindi era presente all'interno del programma ma non è potuto intervenire, Marco Luca Blue Way e ci ha raggiunto in questo momento, si è seduto in questo momento Gianluca Pompa di Total Energies. Quindi benvenuti ovviamente anche a tutti gli speaker, un ringraziamento per la loro partecipazione, per la loro presenza. Al termine, visto che è un po' autogestita questa sessione e sto un po' decidendo anche insieme ai relatori come organizzarla, al termine della sessione della parte di presentazioni faremo una sorta di tavola rotonda dove vi invito anche a voi a intervenire, lo potete fare per alzata di mano, poi troveremo un po' il modo, la modalità per farvi porre questa domanda. Vi pregherei di avvicinarvi qua al tavolo, non c'è un tavolo dei relatori, alla zona relatori in modo tale che vi possa porgere il microfono e possiate porgere la domanda. Dato che abbiamo parecchio tempo per discutere relativamente a questo tema molto interessante che è quello del biometano liquefatto, possiamo anche fare un paio di domande al termine di ogni presentazione PowerPoint che verrà fatta. Ok, quindi vi prego, siete anche un buon numero, immagino che se siete qua siete tutti esperti della materia, siete tutti tecnici e conoscitori di questa materia, quindi vi invito veramente a approfittare della presenza di questi esperti di biometano o di metano liquefatto per togliervi ogni dubbio e togliervi le vostre curiosità. Io non vi rubo altro tempo, magari interverrò più tardi nella fase un po' più aperta di dibattito. Io mi occupo all'interno del consorzio specificamente di biometano, sto seguendo molti progetti biometano liquefatti nel nostro paese. Non so se lo sapete, vi anticipo solo questa cosa per poi cedere la parola a Laurent Amo di LNG.
L'Italia è destinata in tempi brevissimi a diventare leader mondiale di questo settore molto nuovo, molto piccolo, che è quello della produzione di biometano liquefatto. In Europa sapete che ci sono pochissimi impianti biometano, se ne contano 3 in Norvegia, 1 nel nord dell'Irlanda, 1 in costruzione nei Paesi Bassi, uno storicamente presente in Svezia, in una località dal nome impronunciabile che suona più o meno Linkopedin. Noi in Italia ne stiamo facendo, quindi se ne contano 5-6 operativi in giro per Europa, noi in Italia ne abbiamo già 3 operativi. Entro la fine dell'anno, entro i prossimi 2-3 mesi, ne entreranno in funzione altri 3. Nel 2022 ne dovrebbero entrare in funzione la bellezza di una ventina, 15-20 nuovi impianti. Quindi nel 2023 ancora altri impianti, potremmo raggiungere la strabiliante cifra di una quarantina, cinquantina di impianti di biometano liquefatto nell'arco di pochi anni. 40-50 impianti che potrebbero addirittura produrre oltre le 120-130 mila tonnellate anno di biometano liquefatto. Mi fermo qua, le considerazioni le faccio fare ai diversi relatori e poi le discuteremo insieme nella seconda fase, in cui appunto abbiamo previsto un dibattito, una tavola rotonda, domande da parte vostra, risposte da parte dei relatori. Quindi non dovete andare al tavolo, potete stare qua seduti. Cedo la parola e lo ringrazio nuovamente e mi scuso per la pronuncia probabilmente poco corretta a Lorraine Amaud di LNG. Grazie. I have some slides, if it's possible. Okay. So, hello, I am Laurent Amaud from LNG, and I am the operator of the French LNG terminals. Okay. No, è lì, ce l'hai già in mano, è quello, grazie. Yeah. So, and LNG as an infrastructure operator, we are probably not as advanced as Italy is now with the bio-LNG, because indeed Italy has taken a strong lead, but we are making our best to keep online. We are studying a new project of 2,500 tons per year in Fos, in Marseille, which is from municipal waste and which will be a demonstrator of bio-LNG to ship, because the main target customers of this liquefaction plant will be CMA CGM ships. And so we'll make this is a project uniting big companies with CMA CGM, with NG and with Total Energy. We have also liquefied LNG project, bio-LNG, sorry, project in under study. And we have a very good news last week, is that we have a new decree in France that will help the development and give a specific support for bio-LNG, or for non-injected biomethane, as we call that in France, that will probably increase the offer of bio-LNG here in France, but that could be also useful for Italy. What we are also doing is we are developing a micro liquefaction technology. This is an important part of the value chain and of the cost. So we are testing this in our other terminal in Montoir de Bretagne. So we are really investing and believing in that bio-LNG development scheme. And here again. Yes, fantastic. What we are also trying to work on is to bring and to offer you all possibilities to have this production be available in Italy. We are already supplying a lot of tanker trucks to Italy. We are working on an ISO chain
by train. We have made some tests to bring some LNG by train from France to from Marseille to Italy. There will be also some work on the bunker ships. So the whole range of solutions that have been raised this morning with by Elio Ruggeri from Snam, we will try to propose that to our Italian customers. But there is a but. Yes, we have an issue. When we want to use biomethane, bio-LNG to end customers, and I give here the example of a large shipping industry. So when you want to bring bio-LNG to a container ship, which is a very premium market given the current European regulation, what do you want to do? With injected biomethane, the most efficient solution would be to have a certificate, whether it's a guarantees of origin or a sustainability certificate, and to use that to bring virtually as a bio-LNG produced to the biomethane produced to the ship. This is a very efficient system from a logistical point of view because you take advantage of the existing liquefaction that is available in the terminals, and you are effectively, by injecting one additional biomethane molecule in the system, you're pushing out one marginal fossil molecule out of the system. So this is a very virtuous system. If you do not have that kind of certification, of flexible certification, what must you do? You need to bring liquefied biomethane directly to the ship. The solution, if you have injected biomethane, is to put a big liquefier in front of, in France it will be Marseille, in Italy it would be Panigaglia, which would be completely stupid to have, because physically what are you going to do? You are going to take LNG to regasify it. It goes 1 meter in the network, and then you re-liquefy it, which costs you, of course, money, but also electricity, so pollution, so everything, just to get through a regulatory constraint. This is stupid and this won't work. Nobody will invest in a liquefaction plant just to get around a regulation. Now, if we are talking, this is a today's subject of really bio-LNG production, we have roughly the same subject. A typical bio-LNG plant in France, it's a tanker truck or two tanker trucks per week. If you bring that tanker truck into the neighboring fueling station, what is happening? All of a sudden, your fueling station is getting from a full fossil offer to nearly a full bio-LNG offer. This is not a reasonable offer for our customers. They need to have some flexibility, some predictability on the fuel they will buy. And each customer wants to have its incorporation rate, whether they want it, one customer will want a 30% incorporation rate of bio-LNG, another one will want 60%. They do not want to discover when they will go at the pump how much bio-LNG there will be into the refueling station. So that's not working for trucks. And it's even worse if you want to speak about ships. As you see in the graph, the solution is to bring a truck to the few bunkering places that are available, which are on the shore. Imagine you have a bio-LNG plant in the south of Italy. It means that you will have to bring the tanker truck all the way up to get to a port where a bunker ship could ship. And this is also a problem because then you will have to have, you have a base, tracking base in terminals today to bring LNG to the market. Then you will have to have other base to get the other way around, that is to say, to take tanker truck full of bio-LNG and to put them into physical into the terminal.
These are very concrete issues on which are, till we have significant LNG, fossil LNG into the system, it is absolutely stupid not to reuse existing infrastructure. Bio-LNG has a very big advantage. It has a huge market behind it. LNG market is a huge market. Gas market is an even wider market. So you have a deep and profound market. In the current situation we are living today, you see we already, with such a big market, are exposed to big price spikes. Imagine you have a tiny market where you have a supply and demand and where you have no flexibility. You have to have a direct transport from the production to the end user. You increase volatility. It's not working. So I have a simple message. We should be mobilized to work on EU regulation. There is currently some discussion ahead of the Fit for 55, so that are taking place now on the certification scheme, on how you certify your bio-LNG, how is it certified. We absolutely need to be very vocal on that. The current draft text is a text that has been written for biodiesel, that is already not working for biodiesel, but that is not working at all for bio-LNG. And we absolutely need to react and to come first to the Commission and then to the translation of this text into national laws to ensure that we have a working regulation. Thank you. Thank you for your presentation. Really interesting. I have a first question. At the beginning of your presentation, you said that the French government in the last few days published a new decree specific on bio-LNG, but it introduces subsidies in order to produce, or it's a decree with technical rules? No, it's a decree of a support mechanism. Super mechanism, okay. The detail of the support mechanism will be written later on, so this is the first step. We have to be patient with regulation. The idea is to push which kind of production? The small production in the small biogas plant with or the injection of biomethane into the grid and after the use, possibility to produce in a virtual way bio-LNG. So the idea, France is a vast country. So you have lots of place in France where you are far from the network on where you have some biomethane production potential. So we consider, we have made a study. We have around 25 terawatt-hour of biomethane production potential that is too far from the network to be produced. And so this decree, this new support mechanism, is specifically targeting this potential. Okay. Qualche domanda da parte del pubblico o degli altri relatori su questo primo intervento? La modalità è alzare la mano, avvicinarsi e vi porgo il microfono. Ok, chiedo anche se può cortesemente presentarsi, nome e cognome, se lavora per una società. Giuseppe Marotta, B-Mobility, è un network di Riveco italiani. Una domanda per, a question for you. It's about the comparison between France and Italy. I think it's quite interesting. The level of maturity of biomethane in France and Italy, if there is one country that is ahead of the other, and there are, you know, some lessons to be taken. Thank you. I think it's a nice presentation. It's a nice comparison to do because we have both our leading parts. I would say, Italy is clearly a leader in terms of bio-LNG. So we, Will become. You'll be, you are in good way to become the leader of bio-LNG. In France, we have a huge funnel of projects. We have 25 terawatt hour of biomethane, of sustainable biomethane that is already
that has applied for the support mechanism on that should be online in the coming years. So that's quite an important figure. And well, we have both countries have the specificities. We have a very different structuration of the market. In France, for the time being, but it is changing, and this is a complex transition, by the way, it's a support mechanism. So you get so the producer is getting a fixed tariff that depends on the size of the plant to produce. And there is lots of discussion about whether and how you can use the guarantees of origin deriving from those plants. Okay. In Italy, it's a very different system. I am not the most expert on that, but that is driven by demand. So that's... For the moment. Yes. So that's a very different organization of the market. Thank you very much again. Beh, questa ultima osservazione che è stata fatta mi offre lo spunto per aggiungere un primo tassello alla discussione che faremo dopo. Noi in Italia produciamo biometano grazie al decreto 2 marzo 2018 che ha introdotto incentivi per la produzione di biometano esclusivamente per il settore trasporti. In altri termini, se vogliamo l'incentivo, noi dobbiamo dimostrare all'ente specifico, che in questo caso l'ente pubblico che assegna gli incentivi, che è il GSE, gestore servizi elettrici, dobbiamo dimostrare che il nostro biometano finirà nel settore trasporti e sarà usato come biocarburante. Ci può finire dopo iniezione del biometano nella rete di trasporto della SNAM, ci può finire compresso e trasportato con carri bombolai fino ad arrivare a una stazione di servizio che utilizza questa modalità per l'erogazione del carburante, ci può finire dopo liquefazione che può essere fatta o direttamente collegata all'impianto biogas o dopo immissione in rete. La cosa importante è poi dimostrare a GSE appunto che ci sia un consumo da parte del nostro parco mezzi a metano che ha superato, lo sapete, il milione di unità. Ad oggi non abbiamo certificati di origine per il biometano come hanno invece in altri paesi. Stiamo aspettando, questa è la novità e potremmo discuterla nella seconda fase di questo incontro, stiamo aspettando un nuovo decreto che è già stato annunciato, che introdurrà le garanzie di origine per il biometano, ma introdurrà soprattutto, dovrebbe, usiamo il condizionale, introdurre utilizzi finali diversi. Quindi biometano, sia in forma gassosa sia in forma liquefatta, potrà essere utilizzato non solo come biocarburante ma anche come biocombustibile. Sembrano simili parole, ma sapete benissimo, dato che do per scontato che siete tecnici, che cambia moltissimo. Quindi biocombustibile da usare in tutti i settori, nel settore residenziale, nel settore industriale. Cambieranno la tipologia di incentivo, cambieranno probabilmente anche le regole tecniche, cambieranno i contributi e questo nuovo decreto è atteso e potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, quantomeno andare in consultazione pubblica nei prossimi mesi. Questo è lo scenario in Italia. Adesso abbiamo la fortuna di avere collegata la European Biogas Association, nella persona, come vi ho anticipato prima, del direttore Armen Dekker, che ringrazio per la sua disponibilità. Quindi passiamo da uno scenario che vi ho anticipato a livello nazionale, vediamo invece cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere a livello europeo. Quindi ringrazio Armen, thank you very much Armen. I hope you are connected, well connected to the conference. Welcome. Yes, now I see you. So thank you very much for your availability. The floor is yours. Thank you again. Buon pomeriggio. And that is about as far as my Italian goes. Thank you so much for inviting us. And the question was actually to sketch a little bit European scenario with regard to bioenergy. So let me see if I can shed some light on the discussions. It's an extremely interesting and very fast growing subject.
Lorenzo, did you say something? No? Right. No, Armin, please. Okay, then I'll try to share my screen and see how that goes. Sorry, Armin, it's my fault. I was asking is an unusual way to talk during a conference because we have not the usual microphone. There is a different system. So it's the first time I'm using it. So I'm really sorry. Scusate anche voi del pubblico, portate pazienza. Armin, I was asking something to a speaker. So sorry if I have interrupted you. Sorry. Today I would like to indeed focus a little bit more on bioLNG, but before we can do that, let's first focus a little bit on the biogas sector in total in Europe. And with that, and those are some older numbers, the new statistical report is coming out in November. But in 2019, in total, we produced 18.2 billion cubic meters of energy, and that is all methane. Now, you see in this graph already, when you look to 2019, the top part is dark green. This means this is the direct biomethane production. All the rest is biogas production used for electricity and heat, but we express it in either billion cubic meters. So if you want to have that in terawatt hours, that will be 193 terawatt hours. Just for your imagination, this is as much as the whole country Belgium consumes on natural gas on an annual basis. And this number is still growing. If we look a little bit further towards the biomethane production, this has been growing in double digits every year. And that is quite astonishing if you realize that it becomes every year increasingly difficult to grow with a double digit. And just for you to know that by now we have reached in 2021 more than 1,000 installations only on biomethane. So this sector, the biomethane side, is really growing very, very fast. Also, I heard a comparison question, what about Italy and France and who is better and who is behind? Now, of course, we have a sleeping giant in our midst because that is Germany, who has so many biogas installations already in there. And actually, what Germany has done in the period between 2005 and 2014, whole of Europe needs to do to reach our goals in 2030 and Fit for 55, but also going towards 2050. Now, interestingly enough, of course, you see that Germany is now lagging behind, but I'm sure that there will be a lot new news coming in the years to come, and that other countries has come up. And Laurent already said, rightly so, that France has carved out a space on the biomethane side production, but we see that other countries are sometimes the quiet underdog, if I would say so. The Netherlands has been pretty stable in its production. And we see in the coming years, actually, that especially large biomethane and bio-LNG production is coming on stream there as well. Now, also good to have a look at what the different sizes are of the biogas installations. And the biomethane plants are more or less similar to the biogas installations, only they tend to be a little bit bigger and larger than just the biogas plants. Now here you see it is spread out by number. The next time in the report, you will see also it's spread out by production, because that makes it even more interesting. We see that some large plants have been installed, especially in Denmark. But also in the Netherlands and some in Germany. Now, for the smaller ones, we go especially, France is a good one, but also Germany has many small biogas plants. Now, Laurent said earlier that, and I was happy to hear, I didn't know it yet, but that there is a support mechanism proposal for the rural, not grid-connected areas.
That is excellent news, because especially those rural areas we need to develop within Europe. Not only in France, because that is around about 25 terawatt hours. I believe it can be even a little bit larger than that. But if you look to regions like Poland or some regions in Germany, there is a lot to gain. So we can learn from that, and happy to see how that pans out and what kind of support mechanisms for those rural areas especially will be put in place. In the meantime, we see that a lot of bio-LNG installations are being put online as well. And I'll come to that in a second. Before I do that, let's have a look also towards the feedstocks which are being used. And here you see something very interesting. As you probably all know, the feedstocks for biogas have been a little bit under tension with regard to the use of energy crops. Now, you can have a debate whether energy crops can be used or cannot be used, but the reality is that energy crops is not being favored. Now, is that bad? Not necessarily, because if we see the increase in biogas plants over the last few years, we see that there is an enormous uptake of non-energy crops. Let's call that sustainable biomethane, just for the sake of argument. And we see that the sustainable biomethane has a large potential. And the potential you see here, on the left-hand side, you see 193 terawatt hours, which is now being produced. And on the far right-hand side, you see what is being predicted by various reports on what can be potentially be produced on sustainable biomethane only. So we are not talking about electricity and heat. We're only talking here about sustainable biomethane. It is important because, of course, that is the precursor for bio-LNG. So here we see that it is already various, the Gas for Climate, Eurogas, CERI, CE, Delft, and not to forget International Energy Agency, all around the same numbers, which is quite good to see. Say that we have in 2050 125 billion cubic meters. That is around about 1,300 terawatt hours. That is, for your knowledge, around about 30 to 40% of the total gas need we will have in 2050 in Europe. Depending a little bit on how much gas will be consumed, it will be 30 to 40% of the total. So here you see the enormous potential we have within Europe to produce our own renewable, sustainable gas. And at the same time, and I don't have to tell you all that because we can also do some good and great benefits for the agriculture and making sure that we use organic fertilizers, do carbon farming, and all that. Herewith, I would like to highlight one item on the feedstock side, because this is very interesting. In Italy, there has been already this principle of the biogas done right. And over the past few months, we have been researching together with the various associations and the University of Ghent what the effect of sequential cropping will be or can be within Europe in the various climate regions. That will include also France, of course, but also the UK and Scandinavia, all having their own climate regions. We had a close look at this. The report, or actually it's a scientific paper, is coming out soon, so I can't elaborate on a lot of the numbers. But at this very moment, I can tell you that it is around a total potential of 180 billion cubic meters, which can be produced when we implement sequential cropping in every climate region in Europe. Now, maybe not realistic that we do it everywhere. So even if we take only 25%, which is around about 40 billion cubic meters, you see the huge potential there still is for biomethane and bio-LNG. Now let's have a closer look at bio-LNG. I have here a figure what the maritime industry and the demand would be in 2030 and 2050. And we have offset that against the potentials we can produce worldwide, that is, with regard to the bioenergy production. And please do note that here you have a large portion of energy crops still in there,
which is the light blue part. So, but the good viewer and the rest can see also, if you take out the energy part, energy crop part, still we can produce more than the maritime sector needs. That's good news. That's very good news. But with that, we can really help the maritime sector to unlock, say, the CO2 abatement need they have. That means that for the transport sector, there is a heavy-duty transport sector, there is still enough to do the same there as well. Now, I would like to take you to a graph which we made a year ago. This graph was a projection of the number of bio-LNG plants we think or we thought would be there in 2023, and the production in tons per day of bio-LNG. Now, we are reaching around about, say, the 970 tons per day. That would be around about 500 million cubic meters. So that is, say, 5 terawatt hours, roughly. This was only 1 year ago. And I'm happy to share it with you, and this is a preview with regard to our statistical report. This is very hot off the needle, as they say. Our following forecast. We are way improving on our bio-LNG production. And I have to say especially Laurent, France is not even in there because France is not being, say, yet busy a lot with bioenergy, but I'm sure that will be coming. So this will be adding to this graph in the years. The colors you see here is showing what are the active plants which are started the construction already, which is already significant, which have received permits, which have announced it, and where we do not know for sure. We are arriving already at 10.6 terawatt hours, so that is 1 billion cubic meters in 2024. A quick calculation, if we want to transfer that to, say, the amount of heavy-duty trucks fully on bio-LNG, that will be around about 24,000 LNG trucks fully on bio-LNG, meaning actually that the heavy-duty transport in Europe can be carbon negative, taking out CO2. So this gives you a flavor of what is going on in the bio-LNG landscape within Europe. Very promising. So although this looks promising, we still need to do a lot of work. We need to make sure that we can trade the certificates. We need to make sure that bio-LNG can flow from Poland to France, from Italy to Norway, and vice versa. So we need to make sure that there is enough rules set out where we can work with in such a way it is easy and we can really contribute to the Fit for 55. I put some other things on there as well, which all impact our industry because we are so multifaceted. So we are producing for the agriculture. It's very important, but also for the transport, circular economy, biodiversity, all different subjects which are of importance and where we need to put influence on. This means that in the Fit for 55, which has just been coming out before the summer, causing us a lot of work during our holidays, there is a lot of work to do with regard to the energy taxation directives, the ETS systems, which will be set up for buildings and shipping separately. Of course, the fuel EU maritime RED3 transport. And then at the end of this year, there will be a gas package coming out and a methane leakage package. Those are all of influence for our industry and somewhere where we can contribute. Gas package is in particular quite interesting. Pricing of natural gas soaring within Europe and countries not knowing what to do. Well, we have the solution here at hand. So let's also push our national governments to make sure that they, when they are talking to each other to solve the situation of the high natural gas pricing, that they take into account the renewable factor, biomethane, in the total to make sure
that we can grow. So this is a little bit of a flavor I gave you. Just want to highlight our conference on the 26th and the 27th of October, where we go further in depth on this subject. But for now, I would like to thank you for your attention. And if there are any questions and short questions, I can answer. And after that, I unfortunately have to leave. Thank you very much, Armen. Really interesting presentation. I know that you have to go, but I would like to ask the people here in Bologna if they have any question for you. I have a first one, maybe. The main barriers we have to remove in order to achieve the important goals you showed us. In terms of not only from the policy, but also technical barrier that we have to remove if we want to produce a great quantity, a big quantity of bio LNG or bio methane. A good question, and actually there are various barriers, and I would say. I think the biggest win would be if we are acknowledged within the consumption side. So that's where we are really working hard on to make sure that, for example, in transport and in maritime, biofuels, and especially biomethane, bioLNG, bioCNG, is being recognized as something which can contribute to the environment. It's a little bit crazy to think that already the Joint Research Center has published 5 times a report showing that bioLNG is the best available liquid fuel for transport. And it's not taken into account fully at this moment. It's somewhat half-heartedly. And with that, there are, of course, a lot of legislations linked to it. So I would like to stay on an abstract level. I can go in detail and spin out a lot of those specific items. But let's make sure that we are being recognized on the consumption level. So we can help the transport companies, we can help the truck companies and the maritime sector, and even the aviation sector. It is all there, we can start, it just needs to be recognized. And then of course we go into the nitty gritty and which files that will be, but I'm happy to answer that in a later stage. Thank you, Armen. Qualche domanda da parte del pubblico? Poi dobbiamo lasciare andare Armen perché so che ha altri impegni. Ho domande da parte di Peter. So Armen, we have no other question for you. So thanks again for your participation. Have a nice day. Bye. Thank you. See you. Ciao. Bene, è stato sicuramente un intervento molto interessante. Tanti numeri, tanti spunti, li dibatteremo nella fase finale. Soprattutto questo spunto del consenso da parte dei consumi lo possiamo veramente, questo sarà un argomento che mi piacerebbe affrontare sia con voi che state ascoltando, quindi sia da parte del pubblico sia da parte degli altri relatori. Proseguiamo con le presentazioni, adesso è il turno di Edison, l'ingegner Davide Macor, a te la parola. Grazie. Vediamo se arriva la presentazione, in ogni caso eccoci. Giusto due parole su Edison, penso tutti ci conosciate, siamo un'azienda che viene da tutt'altro settore, quindi siamo nati come operatori nel mondo dell'energia elettrica, negli anni, a partire dagli anni 50, abbiamo aggiunto il mondo del gas. Quindi qua vedete una sintesi di quello che facciamo al momento. Il messaggio importante che vorrei iniziare a dare è che Edison è un operatore integrato, quindi ha sempre costruito le proprie attività su tutti i mercati, immaginando che coprire tutte le fasi della filiera di ogni singolo mercato possa portare valore non solo all'azienda ma a tutto il sistema, quindi che sia il paese o che siano le singole sottoattività. Qua vedete per esempio un forte richiamo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che
Sicuramente di per sé ha molto valore, è una delle direttrici su cui ci stiamo sviluppando, ma guardandola declinata verso il mondo, per esempio, del BioGNL, ha molto senso immaginare che gli impianti che producono BioGNL vadano alimentati con energia da fonti rinnovabili. Stesso discorso per il cugino prossimo del GNL, del BioGNL, che è l'idrogeno. Quindi anche lì si parla già di fare idrogeno verde utilizzando esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili. Dicevamo, Edison è anche molto attiva nel settore del gas, come importazione di gas via tubo e di gas naturale liquefatto. Quindi per arrivare al BioGNL siamo partiti da lì. Noi abbiamo dei contratti di importazione dal Qatar e dagli Stati Uniti, siamo il primo importatore in Italia, quindi è stato assolutamente naturale passare al mercato dello small scale LNG, quindi guardare al mondo dei trasporti, visto che avevamo già in casa la materia prima. Questi concetti di integrazione li abbiamo riapplicati al mondo della mobilità sostenibile, che per noi, dovendo affrontare un periodo di transizione, non può escludere una tecnologia a favore di un'altra. Quindi al momento riteniamo che non ce ne sia una che sia universalmente in grado di coprire tutte le necessità che ci troveremo di fronte nei prossimi anni. Per cui, se guardiamo ai veicoli leggeri, sicuramente avete letto tutti in questi mesi che c'è una forte concentrazione verso la mobilità elettrica. Per i mezzi pesanti, al momento il GNL e il BioGNL sono indiscutibilmente gli unici combustibili disponibili per sostituire il gasolio. Si parla già poi di nuovo di idrogeno oppure di mezzi a batteria, partendo da quelli di più piccole dimensioni. Però il concetto è di presidiare tutta la catena, compreso ovviamente i veicoli leggeri a metano, dove in Italia siamo più di 1 milione. C'è una rete di stazioni di rifornimento esistenti, siamo a più di 1.400, quindi queste sono infrastrutture e asset che devono e possono essere sfruttate, in particolare quando parliamo di abbattimento delle emissioni di CO2, visto che poi con il biometano, col BioGNL ci arriviamo. Per cui ancora una volta siamo partiti da questo concetto di lavorare un po' su tutti i fronti. Se guardiamo al biometano, è stato fatto un accenno prima, è strettamente parente del BioGNL, molto più diffuso al momento, quindi dal punto di vista tecnologico per chi lo produce c'è un elemento di complessità in meno, quindi la parte di liquefazione che di fatto introduce dei costi aggiuntivi, benché in parte coperti dagli extracic, ma è comunque un elemento di complessità anche gestionale. Quindi biometano vuol dire che viene distribuito, come diceva Lorenzo Maggioni, alle stazioni di rifornimento per auto. Siamo stati il primo operatore che l'ha ritirato a partire dal 2018. Al momento veicoliamo circa 100 milioni di metri cubi all'anno. La produzione mi sa che è intorno ai 250 in Italia. E abbiamo portato avanti tutta una serie di accordi per utilizzarlo non solo per i veicoli leggeri ma anche per i veicoli pesanti. Qua vedete un camion, però per esempio un utilizzo che potrebbe essere molto adatto al biometano è quello degli autobus urbani. Quindi in Italia circolano già parecchie centinaia di mezzi alimentati a gas naturale, possono tranquillamente andare a biometano. Questo è un mondo interessante perché vediamo autobus a metano, autobus a batteria e autobus elettrici alimentati a idrogeno, qualcuno circola, ognuno di questi con tutta una serie di ovviamente vantaggi e svantaggi, però anche qua al momento non c'è una tecnologia predominante. Per cui l'idea nostra è di comunque continuare a presidiare tutte le possibili soluzioni. Dal punto di vista invece, vediamo se riesco a girare pagina. Ok, mondo del GNL e del BioGNL, dicevamo siamo un operatore che copre naturalmente tutta la filiera, quindi dall'importazione del GNL, noi importiamo dal Qatar, dicevamo, dagli Stati Uniti, alla gestione dei,
terminali, in particolare adesso con il deposito di Ravenna che avete visto verrà lanciato come operatività a giorni dopo 2 o 3 anni di intensi lavori di costruzione, coprendo anche tutta la parte del trasporto, quindi internazionale, dai paesi produttori agli hub europei e poi fino al terminale di Ravenna. Da lì in poi, che sia GNL o che sia BioGNL, è necessario poi coprire tutta la parte di distribuzione e vendita e quindi anche la logistica terrestre. Per cui Edison ha deciso di essere presente lungo tutta la filiera proprio per garantire al sistema anche lo sviluppo di una rete di infrastrutture che possa in qualche modo incentivare la crescita di questi due combustibili sul mercato. Immaginate voi BioGNL senza tutte le infrastrutture che si porta dietro il GNL fossile, quindi sono sicuramente sinergici, con ovviamente l'enorme beneficio del BioGNL dal punto di vista ambientale. Sul tema del BioGNL abbiamo visto finora, e devo ringraziare i colleghi che sono intervenuti, tutta una serie di riflessioni dal punto di vista normativo e anche, lasciatemi dire, di impostazione di modelli di business. Noi abbiamo compreso che secondo la normativa esistente in Italia ci sono tutta una serie di possibilità che, dicevamo, stiamo presidiando lungo tutta la filiera. Quindi al momento, se guardiamo in particolare il BioGNL, stiamo lavorando per ritirarlo da impianti che sono in costruzione, il primo entrerà in esercizio fra qualche giorno, e dopodiché viene venduto alle stazioni di rifornimento. Qua c'è un tema delicato, dicevamo che ci sono legati degli incentivi, quindi la bancabilità di questi progetti deve essere garantita sia da un ritiro di lungo termine, sia dalla certezza che i produttori abbiano accesso all'incentivo. L'incentivo viene erogato se, che sia biometano sia BioGNL, l'utilizzo sia destinato al momento al mondo dell'autotrazione. Poi, come giustamente diceva Lorenzo Maggioni, si parla già di altri impieghi. E anche da questo punto di vista il fatto che Edison sia molto presente nel settore industriale in Italia come fornitore di energia elettrica e gas apre tutta una serie di opportunità e abbiamo la certezza che ci sia una forte domanda potenziale anche da questi settori. L'altro tema è eventualmente per operatori come i nostri bisogna immaginare da subito la possibilità di non solo rendere bancabili questi progetti di investitori terzi garantendo il ritiro, ma anche eventualmente essere pronti a investire, e questo lo stiamo già facendo. In particolare, in alcuni casi siamo addirittura arrivati a investire direttamente. Lo facciamo tramite una società del gruppo, quindi qua vedete il caso di 4 impianti, per i primi 2 si tratta di 2 acquisizioni di impianti a biogas esistenti che verranno trasformati, le successive 2 sono impianti greenfield, quindi si partirà da 0. Dopodiché ci attendiamo un fortissimo sviluppo integrato su sia biometano, BioGNL e quant'altro, visto che le potenzialità del sistema paese sono elevate, in particolare nel settore agricolo. La Forsu forse è stata incentivata con questo schema previsto dal decreto del 2018. Ci auguriamo che venga poi reso fattibile anche lo sfruttamento di tante risorse agricole che darebbero una bella spinta allo sviluppo di questi mercati. Per cui, dicevamo, c'è un sistema forte in Italia, il CIB è un soggetto che di fatto include parecchi soci che già producono biogas, siamo associati a questa associazione proprio per dare il contributo in tutti i modi possibili allo sviluppo di questa attività. Dopodiché ci sono tutta una serie, secondo me, di punti che ho voluto sintetizzare, che poi magari potremmo dibattere, però
al momento, dicevamo, in assenza di dell'idrogeno che arriverà, ma magari fra 5, 10, 20 anni, non lo sappiamo, la tecnologia c'è, ma i costi al momento sono improponibili. Il biogenl è il combustibile migliore che ci sia per il trasporto pesante, quindi emissioni di CO2 prossime allo zero, infrastrutture presenti, siamo a più di 100 di stazioni di rifornimento presenti in Italia, quindi di fatto ormai i trasportatori italiani si sono abituati a acquistare e gestire questi mezzi senza avere più preoccupazioni di autonomia o problemi sulle particolari rotte da destinare a questi mezzi per mancanza di stazioni. Dicevamo anche, e lo ribadisco, che il biogenl sfrutta gli enormi investimenti che ha fatto il sistema per portare il GNL liquido in Italia. Noi siamo partiti un po' svantaggiati rispetto a Francia e Spagna, per esempio, che avevano i terminali di ricezione del GNL a terra. Noi ne abbiamo due a largo e quindi è molto difficile scaricare il GNL da lì e portarlo sulla costa. Quelli sono terminali dove viene scaricato dalle navi e rigassificato e immesso nella rete di trasporto del gas naturale, per cui siamo partiti con uno svantaggio strutturale. Il deposito di Ravenna e gli altri che verranno realizzati o gli impianti di liquefazione allacciati alla rete dovranno sopperire a questa caratteristica del nostro paese. In più il biogenl si sposa, a nostro avviso, a progetti di economia circolare in maniera quasi naturale, nel senso che se prodotto da scarti raccolti in prossimità dell'impianto con liquefazione prodotta in loco, può essere abbinato alle stazioni di rifornimento per rifornire camion e quindi si può tradurre in tutta una serie di benefici immediati. I temi dell'economia circolare sono molto interessanti, ma di solito abbastanza difficili da rendere in qualche modo fruibili a tutti. Il biogenl è un esempio di un qualcosa che c'è già e che può semplicemente essere applicato a questo tipo di progetti. Poi ci sono ancora dei punti aperti che sono, ovviamente li avete visti. Al momento noi stiamo intercettando una forte domanda dal mondo del trasporto pesante per il biogenl a fronte di ancora pochissimi impianti in esercizio. Ci sono però, dicevamo, molte potenzialità, quindi tanti progetti in fase di autorizzazione, costruzione, alcuni quasi pronti a essere avviati, quindi da questo punto di vista le prospettive e le aspettative sono sicuramente rosee. C'è ancora da soffrire, direi, per qualche mese, forse qualche annetto, però la richiesta è veramente tanta. Un altro tema che ci troviamo spesso a discutere è come debbano essere in qualche modo legati o slegati i prezzi del GNL fossile da quello del bio, ma questo è un tema veramente difficile che porterebbe via, direi, ore di discussione. E l'ultimo, ne parlavamo prima, da un lato la certificazione, quindi un meccanismo di garanzia d'origine come c'è per altre fonti rinnovabili, e per esempio la tracciabilità. La tracciabilità è un tema delicato. Noi stiamo discutendo con i colleghi, le nostre controparti del GSE su questi temi, in parte perché abbiamo iniziato dal 2018 lavorando con loro sul biometano. Lì è tutto più facile perché entra in un tubo, va in una stazione di rifornimento e si riesce a misurare esattamente il prelevato, il consegnato, viene abbinato a seconda delle percentuali che ogni operatore decide alle singole stazioni. Sul biogenl diventa difficile seguire le richieste che vengono dagli utenti finali, quindi immaginate la committenza delle società di trasporto. Quindi viene chiesto ai trasportatori in qualche modo di certificare che il trasporto venga fatto con biocombustibili, in particolare biogenl, ma immaginate voi il caso di una stazione di rifornimento che ha un unico serbatoio che viene alimentata sia da biogenl sia da fossile. La percentuale all'interno del serbatoio intanto varia nel momento in cui scarico o quello fossile o quello bio, quindi non sono mai in grado di garantire neanche a chi viene a ritirare il fatto che, per esempio, c'è un 50% dell'uno dell'altro. Quindi o si fa una stazione dedicata, anche lì
complicato, oppure bisogna immaginare qualcosa di più semplice. A valle le cose si complicano ancora di più. Immaginate un camion che va a rifornirsi, intanto non sa esattamente qual è la percentuale di partenza, il camion fa tutta una serie di percorsi, quindi non è detto che serva un solo cliente. Il flottista ha mezzi che vanno un po' a biogenl, un po' misti, un po' a gnl, un po' a gasolio. Quindi come fa a garantire la certezza di un trasporto completamente verde al suo cliente? Quello è un tema che introduce dei livelli di complessità che al momento non siamo in grado di gestire. Quindi potremo dibattere nella fase finale. Assolutamente. Questo ci darà un contributo anche interessante. Sì, perfetto. Il rappresentante di Total Energy, perché stanno già... assolutamente. Hanno già trovato una soluzione e anche il rappresentante. Perfetto, io ho chiuso, vi saluto, vi ringrazio, poi ovviamente... Non salutarci, devi stare qua perché... No, resto, ma vi saluto. Mi raccomando, grazie per il tuo intervento, anche tu hai offerto tantissimi spunti. Mi occupavo, prima di occuparmi di metano, mi occupavo di didattica, quindi scusatemi l'approccio che a volte è un po' troppo didattico, però mi piace chiarire dei passaggi che sennò risulterebbero magari per chi non si occupa nello specifico di biometano poco comprensibili. Mi dicono che non sentono, ho un microfono. Okay. No, dicevo che per anni, prima di occuparmi di biometano, innanzitutto ho ringraziato lo speaker, ho ringraziato l'ingegner McCordy Edison. Dicevo, prima di occuparmi di biometano mi sono occupato per anni di didattica in ambito agricolo. Ancora adesso, scusatemi, ho un approccio un po' troppo didattico a volte. Però due passaggi che vanno chiariti. Dicevi prima, Davide, che voi siete stati i primi a poter garantire una fornitura di biometano agli automobilisti che sono venuti nelle vostre stazioni di servizio. Spiego perché. È un sistema un po' complesso quello italiano degli incentivi italiani. Il produttore di biometano beneficia di incentivi garantiti attraverso i CIC, certificati di emissione in consumo di biocarburanti, che assegna il GSE. Il GSE però può anche, a richiesta del produttore, ritirare il prodotto, il biocarburante. Quindi il produttore biometano vende il biometano gassoso, liquefatto, segue un'altra strada. Vende il prodotto gassoso al GSE, il GSE poi cosa se ne fa? Bandisce delle aste. Allora, la prima asta è stata quella di cui parlava prima Macor, se l'ha aggiudicata Edison, e quindi Edison è stata tra forse l'unica all'inizio titolata di poter affermare che nelle proprie stazioni di servizio veniva erogato del biometano. Un'eccezione qua a Bologna era produce biometano, lo immette nella sua rete e va a finire, sono andato a fare rifornimento pochi minuti prima di entrare qua, va a finire in una stazione di servizio, probabilmente ci sono anche altri punti di rifornimento che sono collegati alla sua rete. Quindi e anche ERA è titolata di poter dichiarare che vende del biometano. Poi c'è un altro chiarimento, ma lo lascio dopo, se no prenderei io troppo spazio e non è corretto perché non sono un relatore ma sono moderatore. Ti faccio io una prima domanda. Hai parlato del deposito di Ravenna, hai parlato anche dei tuoi degli investimenti che la tua società sta facendo in termini di impianti di produzione di biometano, poi ci dirai magari se sono biometano gassoso o liquefatto. Le due cose le vanno, come pensa qualcuno, vanno in contrasto tra di loro o pensate ad azioni sinergiche? In particolare, domanda specifica, l'impatto che può avere sul mercato a livello di prezzo di vendita il vostro deposito di Ravenna e come questo prezzo di vendita del fossile possa impattare positivamente o negativamente sul bio. Allora, no, breve, perché assolutamente hai sforato un pochino i tuoi tempi e quindi trattenere da parlare troppo. Sicuramente non li vediamo in competizione biogenl e gnl fossile, ma sono di fatto uno tira l'altro e quindi si completano. Peraltro Ravenna sarà anche, appena possibile, fortemente dedicato al trasporto navale, quindi lì i quantitativi in gioco sono molto più grandi
al momento la disponibilità di biogenelle è veramente limitato, per cui diventa difficile immaginare che si riesca a coprire tutta la domanda. Sul secondo tema invece, Ravenna, lato prezzo, sarà sicuramente una bella notizia per il mondo italiano, ma saremo molto più competitivi nelle vicinanze del deposito, quindi nord-est, centro Italia, riviera adriatica, mentre nel nord-ovest sicuramente l'importazione dall'estero sarà ancora molto molto competitiva, e quindi di fatto bene avere due fonti possibili, ma al momento non si riesce a coprire tutto il territorio bene. Perfetto, grazie per la risposta. Domande da parte del pubblico oppure da parte degli altri speaker? Volevo chiedere al collega di Edison come si concilia la visione di Edison sullo sviluppo infrastrutturale in Italia sull'LNG rispetto alla visione del CIB sul grande sviluppo che presumiamo ci sarà sulla produzione di bio-LNG legata alla conversione degli impianti di biogas. Vede delle sinergie o dei punti di attenzione? No, assolutamente. Tutto lo sviluppo che ci sarà per noi è sicuramente un'opportunità, e il ruolo che diamo è quello di essere presenti come potenziali off-taker e se ci saranno opportunità come potenziali investitori. Quindi l'importante, dicevamo, è che sicuramente le nuove regolamentazioni, ma tutti gli operatori che sono attivi, sprigionino tutto il valore che abbiamo come sistema paese. Grazie per la risposta. No, ti stavo chiedendo, tu il microfono non ce l'hai, Gianluca? No, ok. Glielo passo io, nessun problema. Anche qua l'avete richiamate tutte e due, le riconversioni, scusatemi, 30 secondi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzierà 1,92 miliardi di euro per riconvertire gli impianti agricoli esistenti che oggi vengono usati per produrre energia elettrica in impianti biometano. Attualmente ci sono più di 1.500 impianti biogas destinati a elettrico e agricoli. Non tutti sono adatti alla riconversione perché alcuni sono piccolini, però ci sono almeno un migliaio di impianti di taglia interessante per la riconversione a biometano. Il PNRR stanzierà il 40% del costo di riconversione, quindi andrà ad agire sul costo di investimento, sgravando gli investitori, i possibili produttori di biometano, di parte della spesa. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista del Consorzio Italiano Biogas, questo darà una spinta enorme. Le previsioni sono quelle di andare a produrre almeno 3,5 miliardi di biometano entro il 2027. Quindi non neanche 2030, 2027 dovremo produrre quel quantitativo di biometano, sia in forma gassosa sia in forma liquefatta. Gianluca Pompa, Total Energies, a te la parola. Ah no, una domanda, scusa, vai. Diego. Sì, no, scusate, no. Il tema centrale è proprio questo che hai appena descritto, oltre a quello della miscelazione. Però mi chiedo, questi 1.500 impianti saranno collegati alla rete? Potranno passare il BioGNL per fare quei 20 impianti, 30 al massimo, di liquefazione che potranno servire in Italia di dimensioni adeguate? E se si devono collegare alla rete, paga SNAM? Chi paga? Chi? Allora, una domanda. Diego, hai fatto benissimo a intervenire a fare questa domanda, però non ti rispondo immediatamente perché sennò andiamo a scombinare completamente l'ordine degli interventi. Me la tengo nella fase immediatamente successiva alle presentazioni e ti diamo la risposta. Te la do in parte io e te la danno anche gli altri. Io purtroppo, come forse saprete, devo andare di corsa allo stabilimento delle ferrovie, okay, per l'inaugurazione del treno a GNL. Allora poi ti rispondo in privato, agli altri risponderò pubblico. Io poi ti ascolterò nella registrazione. Va bene, d'accordo. Grazie mille per lo spunto, veramente interessante. Gianluca. Grazie Lorenzo. Chiedo alla regia di lanciare un video. Iniziamo con un video. Energy is life. We all need it.
and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward together towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Grazie. Siamo partiti con un video perché ho ritenuto molto più semplice cercare di trasmettere quello che il nostro gruppo si accinge a fare. Probabilmente molti di voi ci conoscono come gruppo Total. Total è diventata Total Energies dallo scorso maggio. Nel video avete visto che il focus della nostra compagnia energetica, quindi da oggi noi abbiamo l'ambizione di diventare una compagnia energetica, è quello di focalizzarsi sulla gestione, produzione e realizzazione di nuove energie. Il focus, come vedete, parte dall'oil, ma chiaramente abbracciamo tutte le nuove energie, anche quelle con minor impatto ambientale, e quindi il natural gas, il gas in tutte le sue forme, quindi anche LNG, bio-LNG, elettricità, idrogeno, biomasse, solare e eolico. Volevo focalizzarmi un po' su quelli che sono poi i pilastri della nostra strategia come gruppo, quello di produrre più energie, quindi in un contesto in cui dobbiamo gestire una transizione energetica, è comunque necessario garantire più disponibilità di energia. Chiaramente fare questo generando minori emissioni e farlo in modo sostenibile. Noi continueremo a essere, abbiamo l'ambizione di continuare a essere uno dei principali player del mondo energetico. Quello che cambierà nei prossimi anni sicuramente sarà il mix delle energie che noi abbiamo l'ambizione di sviluppare. Secondo la nostra visione, ci sarà una riduzione nella produzione dell'oil. Noi stimiamo di arrivare a produrre circa il meno 30% rispetto alle produzioni di qualche anno fa, ma ci sarà una grande spinta sul gas naturale, trainata soprattutto dall'LNG e dal bio-LNG. Chiaramente anche una grossa spinta sulla produzione di energia elettrica. Questo perché, come avrete visto, penso anche alla luce dei progetti avviati, presidieremo anche lo sviluppo del business delle colonnine di ricarica nei vari segmenti di mercato. E poi sicuramente una nicchia, ma comunque importante, quella relativa alla produzione di biomasse e di idrogeno. È importante anche sottolineare il numero che vedete sulla destra. Questo significa che la strategia del nostro gruppo ha trovato un larghissimo consenso sulla base degli azionisti. I grafici rappresentano quello che vi ho appena raccontato, quindi una riduzione sulla produzione dell'oil di circa il 30%, un raddoppio sulla produzione dell'LNG e la produzione di energia elettrica. Quindi, come vedete, l'ambizione è quella di aumentare le nostre vendite di circa il 15%, però con un mix di energie commercializzate totalmente diverso rispetto a quello che oggi ci caratterizza. Quindi un portafoglio prodotti nei prossimi 10 anni dove il prodotto predominante diventerà quello che oggi è oggetto di questo workshop, quindi l'LNG nell'ambito della categoria del gas. Questo è un flash del nostro percorso di sviluppo e quindi il nostro contributo alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, quindi lo sviluppo dei biofuels, la realizzazione di stazioni che noi vediamo diventeranno sempre più degli hub dove comunque saranno disponibili diverse forme di energia, quindi
Non a caso prevediamo l'installazione di colonnine di ricarica in area pubblica, soprattutto nei grandi centri urbani dove pensiamo che queste si possano sviluppare. Lo sviluppo importante di stazioni per il natural gas, abbiamo l'ambizione di costruire anche nuove stazioni ad arrivare a circa 400 stazioni in Europa, la produzione di biofuel e anche l'utilizzo di questi prodotti in altri segmenti, perché oggi ci focalizziamo prevalentemente sull'autotrazione, ma abbiamo anche visto che altri segmenti possono essere segmenti di potenziale. Tutto questo attraverso e stanziando risorse e investimenti consistenti. Tenete conto che il nostro gruppo ha annunciato agli azionisti e nell'ultima anche presentazione che c'è stata lo scorso settembre circa 60 milioni di dollari di investimento per lo sviluppo delle nuove energie e per contribuire quindi all'azzeramento, perché noi abbiamo un target come molti grandi gruppi net zero al 2050. L'aspetto della sostenibilità, ci siamo dati un target sfidante di abbattimento delle emissioni dirette del meno 40% nei prossimi anni e altrettanto ambizioso ridurre la nostra carbon intensity del 20%. Un focus sull'Italia. Noi, a seguito del cambio di nome che c'è stato del gruppo Total in Total Energies, Total Italia è diventata Total Energies Marketing Italia. Quindi, come vedete, i nomi si allungano, diventa più complessa la gestione e la profondità del portafoglio prodotti. In Italia che cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Siamo partiti circa due anni fa nella commercializzazione diretta dell'LNG in Italia. Come sapete, il nostro gruppo gestisce i terminali che si trovano in Francia, a Foss, e quindi è l'attenzione per l'Italia parte da lontano, perché abbiamo comunque approvvigionato di LNG sin dal 2015-2016, chiaramente però con un modello di business totalmente diverso, perché un approvvigionamento prevalentemente dei terminali, quindi la messa a disposizione del prodotto presso i terminali con gli operatori che poi gestiscono la parte di logistica secondaria. Un anno e mezzo fa siamo partiti direttamente nella commercializzazione del prodotto, sfruttando anche le relazioni di lungo corso che noi abbiamo in questo paese, perché come molti di voi sanno, noi siamo stati un operatore primario ad esempio nel segmento autotrazione, nella rete di stazioni di servizio in Italia. Questo ci ha consentito di sviluppare relazioni con i principali operatori economici del segmento autotrazione, e grazie a queste relazioni abbiamo avuto terreno fertile per lanciare questa nuova idea di business sull'LNG. Non vogliamo fermarci ad offrire semplicemente un approvvigionamento di prodotto, ma stiamo lavorando per costruire un pacchetto di offerta nel segmento autotrazione, quindi diversificazione di prodotto, sistemi di pagamento, perché no, anche dei ragionamenti sull'utilizzo dei nostri marchi, tenuto conto anche del nuovo posizionamento del gruppo orientato allo sviluppo di energie sostenibili. Abbiamo traguardato anche dei risultati discreti. In pochissimo tempo abbiamo superato un 10% di quota di mercato nel segmento di autotrazione, e siamo molto orgogliosi anche di mettere a fattor comune con voi i primi risultati avuti con il bio-LNG grazie al coinvolgimento di un nostro partner storico che ringrazio anche per averci scelto e averci rinnovato la fiducia come operatore. Siamo partiti con il partner che è Blue Way, fra l'altro l'amministratore delegato di Blue Way è qui oggi con noi. Dico che ci è voluto molto coraggio, perché
questo è un esperimento fattivo, concreto di quello che significherà probabilmente provare a gestire un approvvigionamento. Rimaniamo focalizzati sulle stazioni di servizio, un prodotto che è differente dall'energia fossile. Attraverso impianti, noi siamo abituati a grandissime infrastrutture, small scales, capacità, economie di scala, e vi assicuro che gestire un approvvigionamento attraverso una biofarm, un piccolo sito che produce 5 tonnellate di prodotto al giorno, non è il massimo. Poi magari entreremo più nel dettaglio e vi metteremo a fattor comune quello che abbiamo osservato in questi mesi. Una piccola parentesi, anche se non è argomento di questo workshop: come avete visto, abbiamo l'ambizione anche di sviluppare altri business oltre al gas, e in Italia stiamo valutando progetti sulle installazioni di colonnine di ricarica nei vari segmenti, in particolare segmenti in area pubblica, e diciamo legato ai nostri core business, perché comunque Total Energies Marketing Italia è un operatore primario anche nel mondo dei lubrificanti e nel mondo dell'aviazione, quindi non ci occupiamo soltanto di gas e di energia elettrica. E su questo stiamo lavorando a progetti che interesseranno le principali città italiane. La nostra idea sul come approcciare un po' alla gestione di questo prodotto bio, almeno in questa fase un po' di transizione, in cui anche la parte regolatoria, la parte di certificazione, cioè tutto un po' in itinere, noi abbiamo ragionato su una proposition un po' più quella commerciale. Quindi l'idea di business che stiamo testando con Blue è quella di dare garanzia agli attori della filiera sulla possibilità di approvvigionare i mezzi, quindi in questo caso parlo di utilizzatori finali del prodotto, sulla stazione di servizio, e di trovare una determinata percentuale di bio LNG in un specifico riferimento temporale, perché è chiaro che questo è l'unica cosa che oggi possiamo fare stante il contesto. Oltre a un'ipotesi che però io penso sia un caso limite, che è quello di partire da subito con una commercializzazione del 100% di prodotto bio, però in quest'ottica, come potete immaginare, ci sono delle complessità di tipo tecnico. La stazione deve essere allestita in un certo modo per poter gestire questa proposition. Quindi l'idea è quella di partire con i vari attori della filiera che attraverso l'applicazione anche di un processo che poi viene verificato, e che viene verificato anche da un soggetto terzo rispetto agli attori della filiera, poter garantire agli utilizzatori finali, ma anche ai committenti dei servizi di logistica, una percentuale di bio. Quali sono le prime evidenze di questa sperimentazione? Poi magari Blue con Marco Luca spero metta a fattor comune anche qualche elemento ulteriore. Condividiamo questa slide. Noi siamo partiti approvvigionando questi impianti lo scorso luglio. Il sito che utilizziamo per questo tipo di approvvigionamento si trova a Brescia ed è un sito di un nostro partner con cui abbiamo un accordo per l'approvvigionamento di bio LNG. A differenza di quello che abbiamo osservato sul mercato negli ultimi 12 mesi, la nostra scelta è stata quella di individuare poche stazioni sulle quali iniziare a vendere questo bio LNG, proprio per traguardare quell'obiettivo di percentuale di prodotto bio che vi ho descritto. Gli ultimi 30 giorni sono stati molto performanti, ma su questo non anticipo altro, perché poi lascio la parola a Blue. Direi che siamo sulla strada che per noi è quella giusta, almeno per gestire questa fase. Questo processo ci consentirà anche di produrre, sulla base dei dati di letteratura, quello che è una stima di riduzione di emissioni legata all'utilizzo di quella miscela,
se chiaramente i clienti si approvvigionano in esclusiva su quelle stazioni. Quindi questo è un po' quello che noi abbiamo provato a fare, però poi vedremo i risultati e vedremo il livello di apprezzamento dal mercato. Grazie, grazie Gianluca per il tuo intervento, anche questo molto interessante, tanti stimoli, tanti spunti. Parto io con una domanda, mi riallaccio invece a quanto ha detto prima l'ingegner Macordi. Edison ha una strategia di gruppo che in Italia prevede sia l'acquisizione del prodotto, che parliamo di biometano e del eventualmente biometano liquefatto, ma anche la produzione. Domanda che faccio a Gianluca: se a livello di gruppo, parliamo dell'Europa, limitiamoci a Europa, Italia, c'è una strategia simile, se avete già fatto degli investimenti, se avete intenzione di investire, e se sì, seguite un po' la linea di Edison, investite più sul greenfield, sulla riconversione di impianti esistenti, preferireste investire più sull'agricolo o sulla Forsu? Forsu sono gli scarti organici, gli scarti delle nostre cucine. Lorenzo, 5 domande in una. Sì, ma devi essere, okay. In un minuto devi rispondere a tutte e 5 e siamo in ritardo. Ci provo. Allora, per quanto riguarda la strategia di sviluppo sulla produzione di biometano e di bioLNG, quello che posso dire è che il gruppo chiaramente è partito dalla Francia. In Francia abbiamo acquisito degli impianti di biometano, cioè gli impianti di biogas che adesso producono biometano. Attraverso questa acquisizione siamo diventati leader in Francia, però come sappiamo la Francia è tutt'altro mercato rispetto all'Italia. Stiamo attenzionando tutti i paesi che hanno un potenziale in termini anche di output di questi prodotti. Quindi il nostro gruppo è interessato a valutare investimenti in tutti i paesi con potenziali, perché quei 60 miliardi di dollari di cui parlavo sono prevalentemente o saranno prevalentemente indirizzati per l'Europa. L'orientamento sui feedstock, sulle biomasse, qui io non sono in grado di risponderti perché non c'è un orientamento già tracciato, siamo nella fase di comprensione e di analisi. Noi come Edison comunque siamo un operatore integrato, quindi è chiaro che sarebbe limitativo e riduttivo dirti che noi ci limiteremo alla commercializzazione di una molecola di cui non riusciamo a securizzare la produzione e l'approvvigionamento. Grazie. Una domanda? Yes, maybe a question to our partner and customer. Total is in the unique position of having at the same time biodiesel and biomethane production. And that's a question about arbitrage. We hear a lot in Brussels question about, but where do you want to allocate biomass? And that's, do you have from your experience some insight on saying that maybe transforming biomass in biomethane is more efficient, maybe transforming biomass in biodiesel is more valorized? Do you have any clue on that? Non abbiamo idea e non abbiamo esperienza noi nella trasformazione dei feedstock e delle biomasse in biometano. Stiamo osservando quello che poi esiste sul mercato. Ad esempio, noi non siamo sicuri che la modalità di produzione di Fernoche sia ottimale o sia quella che poi diventerà il nostro standard. Ci siamo confrontati ad esempio sui progetti italiani, perché con la nostra branch che si chiama Green Renewable Production stiamo analizzando questi ad esempio piccoli siti che esistono in Italia e che hanno quei livelli di produzione. Sicuramente l'ambizione di Total Energy sarà quella di definire degli standard e delle specifiche per la produzione secondo la sua idea ottimale però ad oggi non c'è una visione già strutturata, perché siamo appena partiti.
cioè il nostro gruppo non è un gruppo che ha maturato un'esperienza nella produzione di biometano attraverso le varie tipologie di biomasse o di feedstock. Grazie. In maniera poco democratica, ma per una questione di tempo, non chiedo al pubblico se ci sono domande, passo la parola prima a Marco e poi ad Alberto, chiedendovi la cortesia di cercare di essere succinti. Prima non sono intervenuto, di solito intervengo a gamba tesa, se vengono sforati 10 minuti non lo farò neanche con voi, ma vi chiedo veramente la gentilezza, perché sennò avremo veramente poco tempo a disposizione per un giro finale di discussione, di dibattito. Prima di tutto, il penultimo intervento, quindi da parte di Marco Luca, è già stato anticipato da Gianluca Pompa, amministratore delegato di Blue Way. Chiedo solo il telecomando. Grazie. Cercherò di essere breve e di fare un intervento, spero utile. Mi piacerebbe condividere con voi quello che è un po' dal nostro punto di osservazione, intanto la visione che abbiamo noi come operatore commerciale, quindi come operatore retail della distribuzione, il nostro modello di offerta sul biometano, e poi soprattutto condividere con voi quella che è stata l'esperienza di questi mesi cui faceva riferimento Gianluca Pompa di Total Energies, proprio per darvi un po' evidenza di quelli che sono i primi output che abbiamo registrato, e spero possa essere utile per voi. Molto brevemente, due parole per presentare la nostra realtà, imprenditoriale. Blue Way è parte di un gruppo direi storico nella distribuzione carburanti, il gruppo Rete S.p.A., che è una società che opera da oltre 40 anni in questo settore, in questo mondo. Abbiamo sede a Torino e abbiamo una rete di stazioni che supera le 60 stazioni di proprietà, parlo di stazioni di servizio tradizionali. Da qualche anno questa parte, in particolare dal 2017, questo gruppo ha varato e ha presentato un piano di rinnovamento, per cui ha deciso di costituire una unità di business dedicata che si chiamava per l'appunto Blue, e che aveva l'obiettivo, la missione di sviluppare carburanti alternativi ed ecosostenibili ed esplorare questo mondo legato alla proposizione anche di tutte quelle che erano i nuovi servizi di mobilità. Nel 2017 siamo partiti e ci siamo concentrati in modo particolare sul metano e sul biometano e sul metano liquido, nel quale crediamo moltissimo. Ci crediamo da diversi anni. Nel 2021, quindi quest'estate, Blue Way è diventata anche una società a sé stante, quindi una legal entity che il gruppo Rete ha deciso di costituire, proprio in ragione di tutta una serie di progetti che stavano prendendo forma e che aveva senso, far confluire all'interno di un veicolo dedicato. La nostra esperienza sull'LNG è iniziata addirittura nel 2012, ed è iniziata nel 2012 quando Blue ancora non esisteva, era probabilmente un sogno dell'azionista, ma non era ancora, non aveva ancora un nome, ed è iniziato con la realizzazione di una stazione di servizio, la seconda stazione di servizio in Italia di LNG, che Rete realizzò vicino Torino, a Poirino per l'appunto. Tenete presente che parliamo solo, tra virgolette, di 9 anni fa, ma eravamo veramente in un altro mondo, nel senso che l'LNG all'epoca davvero richiedeva un approccio pionieristico, e così è stato, nel senso che l'esperienza è stata sicuramente un'esperienza significativa dal punto di vista delle competenze che abbiamo acquisito, ma non nascondiamo sicuramente anche alcune difficoltà. Dopo questo primo passaggio che il gruppo fece anche grazie
alla collaborazione con la Vanzetti Engineering. Nel 2018, anzi meglio nel 2017, prima Rete S.p.A. annuncia il suo progetto, quindi il progetto di Blue, e lo presenta pubblicamente. A questo seguono una serie di tappe, diciamo un pochino più ravvicinate nel tempo, di stazioni che poi abbiamo realizzato. Nell'ottobre del 2018 noi abbiamo aperto la seconda stazione LNG vicino a Torino, a Beinasco. La prima stazione, diciamo, che aveva anche l'erogazione di metano liquido per mezzi pesanti, era all'epoca la 30ª stazione italiana di LNG. Pochi mesi dopo abbiamo aperto la nostra terza stazione, sempre a marchio Blu, in provincia di Torino, questa volta nella cintura nord vicino all'aeroporto, San Maurizio Canavese. E qualche mese dopo, nell'estate del 2019, abbiamo lanciato il nostro progetto relativo ad una carta, ad una fuel card dedicata all'LNG, la Blue Card per l'appunto. Non avevamo moltissima fantasia, come vedete, ed è nata questo progetto perché ritenevamo e credevamo fortemente che un progetto di sviluppo di un network di stazioni dovesse poi essere accompagnato anche da una serie di strumenti di servizio per le flotte che stavano crescendo, che stavano intensificando, diciamo, la loro presenza sul territorio. E quindi è nata la Blue Card, che oggi viene accettata non solo sulle stazioni di proprietà del gruppo, e quindi non solo sulle stazioni blu, ma anche su altre 30 stazioni in tutta Italia. E quindi, diciamo, è uno strumento che sicuramente rappresenta per noi un asset molto importante, e allo stesso tempo ha contribuito, penso, spero, nel suo piccolo, anche a sviluppare, diciamo, un po' questo mercato. Grazie alla collaborazione con Edison, nel maggio del 2020 abbiamo iniziato anche a distribuire biometano compresso da rete, che ci fornisce per l'appunto Edison in una stazione a Carmagnola. Questa dimostrazione del fatto che abbiamo sempre creduto fortemente nel biometano. Da sempre abbiamo individuato nel biometano il vettore, diciamo, al quale puntare. Chiaramente ci siamo arrivati poco alla volta, vedremo poi come. Nello scorso dicembre abbiamo aperto la nostra quarta stazione di LNG a Novara, e contestualmente a questo passaggio abbiamo anche iniziato una collaborazione legata al supply, e quindi alla fornitura di prodotto, con Total Energies, che all'epoca era ancora Total Italia, e con loro abbiamo iniziato un percorso. Come vi dicevo, poi pochi mesi fa abbiamo costituito Blue Way, che è diventata quindi una società a sé stante. Ma quello su cui mi vorrei poi concentrare è invece il progetto legato al bio-LNG, che ci ha visti insieme a Total Energies protagonisti negli ultimi mesi. A metà luglio noi abbiamo presentato questo progetto. L'idea era quella, appunto, di proporre un modello di offerta differente sul bio-LNG, cercando di essere molto concreti, molto pragmatici e molto trasparenti. Diciamo che questi sono un po' i milestone su cui abbiamo poggiato la nostra strategia, e la missione, abbiamo definito un po' la missione che doveva accompagnare questo progetto per arrivare a distribuire biometano. Valorizzare il territorio, chiaramente, e le realtà che in questo contesto operano, sempre più in un'ottica di economia circolare, cercando di dare poi concretezza a questo impegno, a questa visione. Contribuire ad affermare il valore della sostenibilità attraverso che cosa? Attraverso quello che possiamo fare noi. Distribuiamo carburanti, quindi proporre carburanti che abbiano una connotazione, diciamo, ecologica ed ecosostenibile. E in generale promuovere nuove forme di mobilità basate sul rispetto dell'ambiente. Questo è un po', diciamo, quello che il punto di partenza dal quale ci siamo mossi.
e rispetto al quale abbiamo pensato di sviluppare questo modello di offerta che, come diceva poco fa Gianluca Pompa, prevede sostanzialmente di garantire ai nostri clienti una quota minima specifica di biometano liquefatto sulle stazioni del nostro circuito. Questo riteniamo che sia un modello traguardabile, concreto, pragmatico e molto trasparente per approcciare oggi, con gli strumenti anche legislativi che abbiamo e di cui disponiamo, una distribuzione, un modello di distribuzione di biometano liquefatto. Le caratteristiche nello specifico del nostro progetto, come vi dicevo, sono quelle di garantire una quota minima, certificarla, cioè abbiamo redatto, e questo con il supporto fondamentale di un attore come Total Energies, abbiamo redatto a quattro mani, direi, un disciplinare molto dettagliato che prevede tutte le azioni che devono essere svolte dai vari attori della filiera per poter poi certificare questa quota minima di prodotto. Come vi dicevo, per noi l'elemento chiave è la trasparenza. Un altro elemento chiave sicuramente è la continuità, cioè nel momento in cui prendiamo un impegno e annunciamo che sulle nostre stazioni vogliamo garantire una quota minima di biometano liquefatto, potremo avere, diciamo, degli scostamenti rispetto alla quota per tutta una serie di motivi, ma a questo noi diamo continuità, quindi non rimane un annuncio, ma poi abbiamo preso l'impegno di dare concretezza. E poi sicuramente la volontà anche di estendere quella che è stata questa esperienza ad altri attori della distribuzione carburanti che volessero in qualche modo far parte di questo progetto, e quindi sicuramente l'ottica poi è quella di mettere un po' in condivisione questa esperienza, ma anche cercare di coinvolgere altri operatori commerciali come noi. Concludo, direi, con questa slide, alla quale però teniamo particolarmente perché diciamo è raffigurativa e soprattutto spero vi offra degli spunti concreti di quello che abbiamo fatto in questi mesi. Come dicevamo, noi siamo partiti a metà luglio, il sito di produzione è quello di Verola Nuova vicino Brescia, che è partito quasi contestualmente, poco prima, diciamo, nella sua fase di produzione. Abbiamo individuato in una prima fase due siti di distribuzione, quindi due stazioni su cui concentrare la nostra attenzione. Anche per una serie di motivi, cioè l'impianto comunque non tutto è andato bene, evidentemente, cioè abbiamo incontrato delle normali difficoltà, questo è un aspetto che ci aspettavamo e abbiamo gestito. L'impianto comunque ha richiesto qualche settimana l'impianto di produzione per arrivare a regime nella produzione, e quindi non abbiamo potuto estendere subito a tutte le stazioni del nostro network questa distribuzione. Un aspetto fondamentale è stato l'approccio di tutti gli attori della filiera, con i quali abbiamo condiviso un po' le esperienze, le difficoltà, le criticità, e con i quali abbiamo cercato di sviluppare una conoscenza, un know-how che potesse poi, come dire, metterci nella condizione effettivamente di crescere, no? E quindi di maturare delle competenze. Questo in particolare rispetto a tanti aspetti che magari possono essere apparentemente banali o sottovalutati e che invece sono fondamentali. Questa molecola non ha esattamente le stesse caratteristiche del GNL fossile, ha delle peculiarità evidentemente da un punto di vista di pressioni, da un punto di vista di temperature, da un punto di vista di densità della molecola, e questi sono tutti aspetti che chiaramente vanno gestiti facendo squadra tra tutti gli attori della filiera. Quindi abbiamo acquisito competenze, le abbiamo sicuramente costruite insieme. Quello, diciamo, il risultato del quale siamo particolarmente orgogliosi, che possiamo condividere con voi, è la quota di bio-LNG che noi abbiamo immesso sulla nostra stazione di riferimento, sia in termini di erogato, che direi anche un po' più rappresentativa,
che è quella di Beinasco, stazione che è una stazione altovendente, quindi non parliamo di una stazione, per intenderci, che vende 100 kg al giorno. E su questa stazione nel mese di settembre noi abbiamo introdotto, abbiamo superato una quota pari al 20% di prodotto bio immesso sul totale, diciamo, del prodotto consegnato su questa stazione, che riteniamo sia un risultato particolarmente buono. È un po' l'obiettivo, era un po' il target che c'eravamo dati, almeno in una prima fase, su tutto il network, e contiamo di continuare a lavorare in questa direzione per poterlo raggiungere. Quindi, nello specifico, i nostri clienti, i clienti che hanno ritirato prodotto sulla stazione di Beinasco nel mese di settembre, possiamo dire di fatto che hanno contribuito a promuovere una filiera bio nella misura del 20%. I prossimi step ai quali andremo sicuramente a lavorare e rispetto ai quali ci dedicheremo sono sicuramente il controllo dell'applicazione del disciplinare di cui vi parlavo prima, in modo sicuramente molto stringente e con il coinvolgimento di un ente verificatore esterno. Cioè, non ci accontenteremo comunque di autodichiarare una percentuale, di autocertificarla come venditori, ma diciamo, questa dichiarazione dovrà trovare riscontro poi anche in una verifica alla quale ci sottoporremo da parte di un ente verificatore esterno. Marco, scusa, il mercato come ha risposto a questa vostra offerta? E riprendendo un po' le parole che diceva Armin Decker, il direttore della European Biogas Association, è importante avere consenso da parte dei consumi, da parte di chi deve usarlo quel prodotto. Certo. Il mercato sta rispondendo bene? Non mi interessano tanto le società di trasporto, ma i committenti finali che chiedono alle società di trasporto di usare questo biocarburante. Quali sono le reazioni? C'è richiesta? Ne potresti vendere molto di più? Allora, le reazioni che registriamo sono sicuramente molto positive, per quanto siamo in un momento storico un po' particolare, adesso non mi dilungo, ma non è un momento storico facile per il GNL e per quello che sta succedendo a livello di prezzi. Quindi in questo momento anche coinvolgere gli attori, diciamo, i trasportatori, perché poi vanno coinvolti anche i trasportatori oltre che i committenti finali, sicuramente non è semplice. Il focus in questo momento purtroppo è su altri aspetti. Ciononostante, il riscontro è stato molto positivo. Per nostra natura, un po' per approccio, non abbiamo fatto grandi annunci. Fino ad oggi di questi numeri noi non avevamo parlato, visto anche, insomma, tutte le diciamo, le incognite che c'erano e soprattutto che abbiamo le difficoltà che abbiamo incontrato anche nella fase iniziale, abbiamo deciso di tenere un profilo basso. Noi siamo sabaudi e quindi abbiamo cercato di essere un po' fedeli alle nostre origini, e questo sicuramente da un punto di vista commerciale avremmo potuto capitalizzare di più, però abbiamo... Ma a livello di sensazione potreste vendere molto di più di quello che... Avendo a disposizione il prodotto. Ricordo, oggi ci sono 3 impianti in funzione, uno produce 7 tonnellate al giorno, uno ne produce 4,5, uno ne produce 5, quindi c'è una piccola quantità. Ma se ce ne fosse di più, voi riuscireste... Noi siamo convinti di sì, ci siamo dati degli obiettivi molto ambiziosi da questo punto di vista, e quindi andiamo in quella direzione convintamente. Devo ringraziare l'azionista del gruppo del quale faccio parte, perché su questo sicuramente ha le idee chiare e ha permesso anche di andare in una determinata direzione. Oggi probabilmente da un punto di vista economico non è una strada conveniente la nostra, e quindi stiamo scontando da questo punto di vista sicuramente anche delle criticità. Ci crediamo sicuramente, la mia risposta è sì, sono convinto che ci possa essere spazio ancora, e noi comunque abbiamo l'ambizione e l'obiettivo di crescere sia in termini di percentuali sia in termini di quantitativi, e quindi questo sicuramente sì. Poi ripeto, bisogna essere molto seri, molto corretti, molto trasparenti, e ritengo che se questo poi è l'approccio,
anche gli attori, anche i committenti finali poi premieranno questo tipo di proposte. Perfetto. Di offerte. Grazie Marco. Poi ho fatto un mezzo intervento a gamba tesa perché veramente il tempo stringe. Tra l'altro, lo dico alla regia, abbiamo iniziato con 15 minuti di ritardo, non chiedo di recuperarli tutti, ma magari 5 minuti in più concedeteceli per dare quantomeno la risposta alla domanda che è ancora in sospeso, che era stata posta da Diego, dall'amico Diego Gavagnin. Domande per il rappresentante di Blue Way? Non vedo mani alzate. Allora diamo la parola all'ultimo relatore, come si dice, ultimo ma non ultimo, Alberto Fanchini di Ecospray. Interessante anche questo, l'ho lasciato volutamente per ultimo perché Ecospray, ma ce lo racconterà meglio Alberto, è una società che propone anche delle tecnologie per produrre il biometano, in particolare il biometano liquefatto. Quindi si discosterà un po' la sua presentazione rispetto a quelle che avete visto finora. Quindi Alberto, a te la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Alberto Fanchini, sono proposal per la divisione rinnovabili di Ecospray Technologies, però esatto, una presentazione leggermente differente da quella dei colleghi qui presenti, perché Ecospray è una società di engineering che nasce nel 2005. Da sempre abbiamo lavorato nell'ambito del trattamento dei gas e aria di combustione, dapprima nel settore industriale, per poi spostarci a quello che è diventato in realtà il core business della società, ovvero la realizzazione di scrubber per la desolforazione dei fumi a valle dei motori marini. Anche per questo motivo siamo stati acquisiti dal 2013 da Carnival Corporation, che rappresenta la più grossa holding al mondo di navi da crociere, appunto con l'obiettivo di realizzare, di andare a coprire tutte le loro navi con queste torri di desolforazioni, e attualmente l'interesse ovviamente è molto forte perché si configurerà come uno dei principali utilizzatori di quella che è la molecola del biometano liquefatto. Anche il settore navale ovviamente dovrà rispettare nei prossimi anni dei target di riduzione delle emissioni che dovranno essere azzerate in termini di CO2 entro il 2050, e questo fa sì che il prodotto di biometano, in particolar modo di bio-LNG liquefatto, sia davvero di grosso interesse. Per questo motivo, quindi, dal 2017 abbiamo cominciato a sviluppare quelle che sono le nostre tecnologie di upgrading del biogas a biometano e di liquefazione del biometano in bio-LNG, eventualmente anche liquefazione di gas naturale per produrre LNG, ovviamente di origine fossile o, come ricordava prima il buon Lorenzo, di biometano immesso nella rete e liquefatto sotto forma di biometano liquefatto virtuale. Vediamo se proseguono le slide. Va bene, questa è una mappa di tutte quelle che sono le nostre tecnologie che Ecospray, le nostre soluzioni tecnologiche che Ecospray riesce a fornire, quindi l'ambito del trattamento dei gas, l'ambito che è di interesse della presentazione di oggi, ma anche una delle vision principali attuali di Ecospray, ovvero la produzione di combustibili che fin dall'origine siano più puliti e sostenibili, tra cui il biometano e il biometano liquefatto, più una serie di altre soluzioni tecnologiche, tra cui segnalo le fuel cell, per cui abbiamo aperto un nostro laboratorio e ufficio a Genova per lo sviluppo di queste soluzioni. Avevo riportato in queste slide alcuni dati già anticipati dal collega dell'EBA per andare a evidenziare quali sono in realtà le potenzialità del biometano in Italia, ma soprattutto in Europa. Abbiamo più di 18.000 impianti di biogas in Europa, di cui la maggior parte, ovviamente lo sappiamo, si trova in Germania, con oltre 11.000 applicazioni, seguite a ruota da Italia, Gran Bretagna e Francia. Attualmente questi sono impianti biogas che producono appunto biogas per l'utilizzo della produzione di energia elettrica e calore per gli autoconsumi degli stessi impianti, per l'immissione in rete o in alcuni casi anche per alimentare delle reti di teleriscaldamento locali.
Se andiamo a vedere invece quello che succede al mondo del biometano, come anticipato abbiamo più di 700 impianti di produzione biometano che sono diventati circa 1000, secondo le indicazioni del collega precedente, al 2021, di cui solamente 15, anzi meno di 15, sono dedicati alla produzione di bio-LNG. Questo ci fa capire in realtà che la transizione verso la produzione di biometano sta avvenendo, ovviamente con alcuni limiti dettati da diversi fattori, fattori che sono di carattere tecnologico, fattore di carattere ovviamente economico, perché sono impianti che richiedono un grosso investimento da parte dei produttori di biogas, e altri fattori ovviamente di carattere autorizzativo e burocratico. Tuttavia vediamo che in realtà il potenziale del biometano e del bio-LNG in Europa è veramente molto alto, perché secondo le stime si andrà a coprire fino al 30-40% dei consumi di gas al 2050 in Europa. Quindi le prospettive in termini sia di investimento e di ritorni dell'investimento per gli operatori sono molto molto alte, ma ovviamente anche i vantaggi ambientali che da questi ne derivano. Un altro fattore ovviamente che sarà fondamentale per convertire la produzione da produzione elettrica a produzione di biometano ovviamente è il termine degli incentivi su quella che è l'attuale produzione elettrica. Sappiamo che in Italia il termine ultimo sarà il 2027, ad esempio in Germania si sposterà al 2032, tuttavia teniamo conto che in realtà questi impianti vanno autorizzati e questi impianti vanno realizzati, quindi non si può aspettare l'ultima data utile, perché ovviamente le tempistiche poi per arrivare effettivamente alla produzione di biometano e bio-LNG sono piuttosto lunghe. La soluzione per EcoSpray ovviamente è andare alla produzione di questi biocombustibili, che attualmente in Italia, ma anche in Germania e in altri paesi europei, sono dedicati attualmente agli utilizzi all'interno del settore degli autotrasporti, ma ovviamente ci auspichiamo, ma anche come anticipato da Lorenzo, si sposteranno anche verso altri settori, quel settore in cui diventa particolarmente difficile l'utilizzo dell'elettricità, quindi dell'elettrificazione. Faccio quindi riferimento ai trasporti pesanti in campo marittimo, ma così come quello ferroviario, e anche dell'industria altamente energivora. Vi do solamente questa nota: una nave che è alimentata LNG, una nave da crociera, consuma circa 70-80 tonnellate al giorno di prodotto liquefatto. Quindi se anche una piccola parte di questo fosse sostituito da biometano di origine ovviamente rinnovabile, i vantaggi dal punto di vista ambientale sarebbero molto molto elevati, senza tener conto, come avevo già detto prima, che in realtà anche il settore marittimo dovrà andare ad azzerare completamente le emissioni di CO2 entro il 2050, e questo ovviamente è possibile solo se utilizzo un combustibile di origine non fossile. All'interno di questo contesto vediamo se prosegue. Ok, si inserisce quello che è il primo contratto che EcoSpray ha chiuso per la fornitura di un impianto di biometano liquefatto, ahimè non in Italia ma in Germania, e la cosa ci rende molto fieri, perché sappiamo tutti quali sono le aspettative tecnologiche che i tedeschi hanno, quindi hanno riconosciuto in EcoSpray un'elevata competenza dal punto di vista tecnico, e questo ci rende sicuramente molto fieri. Stiamo parlando di un cliente, la Ruhr Agrar, che rappresenta una delle principali aziende agricole in Germania, possiede oltre 11.000 ettari di terreni e 4 impianti di proprietà per la produzione di biogas da 2,7 megawatt ciascuno. La società ha deciso di convertire parte della produzione di biogas in bio-LNG. Attualmente il biogas che produce lo utilizza per alimentare delle reti di teleriscaldamento locali, quindi andrà a destinare una piccola parte, producono più di 5.000 metri cubi ora di biogas, destineranno circa 300 normal metri cubi ora di biogas per la produzione di biometano. Stiamo quindi parlando di un impianto
dotato della sua fase di pretrattamento e upgrading per la conversione di biogas in biometano, che a sua volta sarà poi liquefatto per produrre circa 2,7 tonnellate giorno di bio-LNG. EcoSpray ovviamente si occupa della fornitura di tutta questa tecnologia, fino ad arrivare ovviamente alla parte di stoccaggio del prodotto liquefatto e di scarico dal serbatoio di produzione al tank che te lo trasporterà e lo metterà in consumo. Come vedete, qui viene riportato un layout di quella che è la soluzione tecnologica. Questo in particolare rappresenta lo skid di pretrattamento del biogas e di upgrading a biometano, quindi uno skid molto compatto che può essere completamente assemblato e cablato da noi in officina, in modo tale da ridurre al massimo quelle che sono le attività di montaggio e installazione in sito. Si vede poi nella prossima slide invece un esempio di un impianto di liquefazione. Questo in realtà, per come lo vedete, è dedicato a taglie più grosse, intorno alle 8-9 tonnellate giorno. Sono impianti che per la liquefazione sfruttano la tecnologia Linde, quindi non utilizzano refrigeranti esterni, quindi azoto o mixed refrigerant per la liquefazione. Sfruttiamo solamente la compressione del gas e l'espansione dello stesso per andare a liquefare il biometano. Unitamente a quella che è la soluzione tecnologica, EcoSpray tenderà a dare sicuramente un'assistenza in tempo reale al cliente tramite un software dedicato, chiamato One, in modo tale da poter monitorare, storicizzare i dati e vedere in ogni momento come sta operando l'impianto. Quindi da distanza riusciremo ad andare a verificare le diverse variabili di processo in modo tale da rendere l'impianto produttivo sempre nelle sue massime capacità. Questo perché capiamo che in realtà si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma per il produttore di biogas, che attualmente dedicava le sue forze alla sola produzione di energia elettrica, mentre invece in questo momento si tratta di andare a produrre quello che in realtà è un vero e proprio biocombustibile. Quindi, sapendo questa cosa, cerchiamo di dare il massimo supporto possibile al produttore in modo tale da rendere possibile sempre la massima produzione dell'impianto. Con questo direi che ho terminato, spero di non avervi annoiato. No, anzi, sei stato, non ci hai annoiato, sei stato anche più bravo, devo dire. Ti faccio i complimenti per essere stato quello che ha rispettato i 10 minuti che sono stati assegnati. Quindi grazie. Una domanda da parte mia, molto, molto, in questo caso molto rapida. Ricordo male o voi avete anche un pilota installato in Italia, noi, già in funzione? Noi abbiamo realizzato, in realtà nel 2019 risale la costruzione dell'impianto presso di noi in officina, abbiamo installato a termine del 2020 un impianto di upgrading e liquefazione del biogas a discarica, quindi è stata la prima applicazione per EcoSpray, un impianto di proprietà, quindi finanziato e sviluppato completamente da EcoSpray con l'obiettivo di farci una certa esperienza su queste soluzioni tecnologiche. Come detto, è un impianto che opera su biogas da discarica, che presenta alcune criticità ovviamente rispetto al biogas derivante da digestione anaerobica di rifiuti, di sottoprodotti agricoli, reflui tecnici, quindi presenta altissimi contenuti di azoto e di ossigeno. L'impianto è attualmente in funzione, ma l'LNG prodotto non è commercializzato, in quanto gli elevati tenori di ossigeno e azoto, che sono due componenti che in realtà qualunque sistema di upgrading non riesce a separare dal flusso del biogas, non ne permettono la vendita, in quanto si produce un LNG che in realtà ha delle qualità al di fuori delle specifiche di vendita. Quindi quello che facciamo è ricircolare questo gas, rigassificandolo all'interno del nostro impianto e bruciarlo all'interno del nostro generatore di sito per autoalimentare i consumi e produrre energia elettrica. Quindi diciamo che lo utilizziamo come esperienza personale per andare a ottimizzare e migliorare la nostra soluzione tecnologica, e devo dire che questo è stato per noi un grossissimo vantaggio. Perfetto, grazie mille. Un altro spunto che hai portato tu e l'ha portato anche Decker: in Europa ci sono tantissimi impianti biometano, biogas usati per fare energia elettrica, ce ne sono ormai quasi 20.000. In Italia
ci stiamo avvicinando alle 2000 unità. I più grossi e quelli incentivati meglio sono quelli partiti prima del 2012. L'ultimo impianto che ha preso la tariffa più alta in assoluto in Italia, 0,28 euro a kilowattora, è entrato in produzione 31/12/2012. Incentivi di 15 anni, quindi termineranno, l'ultimo impianto terminerà nel 2027 in Italia a produrre energia elettrica incentivata. La tendenza sia a livello europeo. Prodotta da biogas e di andare verso il biometano. Allora Diego Gavagnin diceva: ma se l'impianto è lontano dalla rete, se l'impianto è piccolino, cosa si farà? Non c'è ancora una risposta. Qua in Italia si sta lavorando sul nuovo decreto biometano. Un'ipotesi è quella magari di continuare a incentivare gli impianti che non possono convertirsi a biometano perché troppo piccoli o perché eccessivamente distanti dalla rete. E la domanda che faccio subito ai colleghi è: quanto biometano, ma in particolare biometano liquefatto, il mercato potrebbe assorbire? Voi come vedete, anche qua domanda fatta da più domande, come vedete l'evoluzione dei consumi, lasciando perdere le considerazioni su quanto sta accadendo negli ultimi giorni, quindi su questo aumento folle dei prezzi del metano, sia all'ingrosso sia al consumo? Come vedete oggi, conferenza GNL, concentriamoci sul GNL, come vedete l'andamento dei consumi da qua ai prossimi 10 anni, quindi orizzonte 2030, e conseguentemente quanto bio GNL il mercato, limitiamo all'Italia, il mercato italiano potrebbe assorbire? Io prima ho dato un numero, ho detto potremmo arrivare a 100, addirittura 150.000 tonnellate. Questa è teoria per ora, perché non sono ancora tutti impianti autorizzati, però c'è la corsa a realizzare questi impianti. C'è spazio per questi numeri? Il mercato potrebbe acquistare potrebbe utilizzare questi numeri, e eventualmente anche a livello di prezzo, come vedete la competizione fossile-biometano? So che sono tante domande in una, c'è poco tempo perché al massimo abbiamo ancora 10 minuti e poi almeno una domanda da parte del pubblico vorrei farla. Quindi chiedo a Davide, se puoi, non vi coinvolgo, ma semplicemente per una questione di tempo, due rapide battute su questa serie lunga di quesiti. Allora, la domanda è complessa. E Lorenzo, io quello che mi sento di rispondere, il numero delle immatricolazioni, parliamo di segmento autotrazione, perché altrimenti... Allarghiamolo anche all'universo mondo, cioè gli altri possibili utilizzi del biometano, non solo il settore trasporti. C'è spazio? Allora, buttali una tua previsione. 2030, quante tonnellate di metano liquefatto, lasciando perdere bio o non bio, potremmo, secondo te, a tua sensibilità, a studi che avrete fatto, consumare nel nostro paese? Sul segmento autotrazione il mercato noi l'abbiamo stimato, ma che poi sono stime condivise anche da diversi soggetti, 500-600.000 tonnellate il segmento autotrazione. Questo significa ipotizzare un mercato dove ci sarà un circolante di oltre 20.000 truck. È chiaro che le immatricolazioni, come tutti sapete, sono supportate anche da iniziative a livello governativo. Quindi questo numero può essere magari anche un numero conservativo. Facendo una battuta, gli impatti di questo andamento pazzo di prezzi probabilmente li vedremo sulle immatricolazioni di fine 2022 o del 2023. Sul segmento industria è una provocazione, perché io immagino che le caratteristiche del nostro paese, gli operatori che sviluppano il biometano, che però viene movimentato in altro modo, probabilmente il potenziale è ancora maggiore rispetto all'autotrazione. Lì dipenderà anche dalle scelte che faremo,
e poi dalla capacità di mettere quanto più biometano possibile all'interno del metanodotto. Non vedo una movimentazione di prodotto via track per l'industria, quindi diciamo che l'industria potenzialmente ha anche più potenziale dell'autotrazione. Okay. E quindi c'è possibilità anche di assorbire il bio. Esatto. Quindi se, come tu dicevi, ci sarà un'apertura all'utilizzo di questo prodotto incentivato anche su altri settori, sicuramente il potenziale è anche maggiore rispetto all'autotrazione. Teniamo anche conto che nell'autotrazione ci sono altri prodotti, elettrico e idrogeno, forse più l'elettrico che l'idrogeno, che potrebbero svolgere un ruolo interessante per decarbonizzare l'autotrazione. Okay. Bunkeraggi, marina, anche lì sono in competizione diverse soluzioni e scelte, e come si diceva anche prima, il bunkeraggio medio di valore elevatissimo, quindi io personalmente, quindi questa è una mia visione personale, non credo che nel bunkeraggio avremo grandi sviluppi sulla parte bio LNG. Ci sono altri prodotti che probabilmente saranno molto più performanti. Perfetto, grazie Gianluca. Davide? Sono d'accordo con quello che dicevate entrambi, nel senso che sul mercato di 500-600 mila tonnellate all'anno, immaginare che 150 mila possono essere i bio LNG, assolutamente sì. Guardando solo al mondo autotrazione, ma già adesso immagino che se ci fosse abbastanza produzione il mercato sarebbe in grado di assorbirne dalle 30 alle 50 mila senza problemi. Poi c'è il tema del prezzo, e quindi apriremo un capitolo veramente da cui non rischiamo di non uscirne più. Invece se guardiamo il mondo industriale, lì non parliamo più di BLNG ma di biometano, e la domanda potenzialmente è infinita, perché il mercato industriale in Italia sono 16 miliardi di metri cubi, se mai arrivassimo a produrne 2 miliardi all'anno di biometano, tutto lo prenderemo. Noi speriamo 3,5, però effettivamente ci sarebbe ancora tantissimo spazio. In attesa spazio. Che arrivi l'idrogeno è l'unica soluzione per decarbonizzare l'industria. Quindi. Grazie Davide, anche per il fatto di essere stato molto conciso nella risposta. Allora, Yes, one word, I think the potential of demand is there. And I agree with Total Energy on the marine sector, which has very little alternatives, so that we have a very good consumer. The question is about logistic chain. If you want to bring several hundred or thousand tons to large ships, you have to make a credible logistic chain. And this is where we're back to certification. We won't bring a ship, a large container ship, with several hundred tanker trucks. You are not going to line several hundred tanker trucks in front of the port every day they want to refuel. This won't work. So we need to have this could be the limit. We need to have a certification that works and that allows to be at scale. Thank you. And I agree with you. Ci siamo mancano 5 minuti, quindi ce l'abbiamo fatta contro il tempo. Abbiamo parlato tanto di sostenibilità, di numeri, adesso non c'è tempo ovviamente di addentrarsi in questo contesto. Voglio solo ricordarvi che il 27 ottobre a Ecomondo, che è una fiera che immagino molti di voi visiteranno presso la nostra area forum, ospiteremo un evento di lancio di uno studio del Well to Wheel, forse primo a livello europeo, specifico sul biometano liquefatto, che abbiamo commissionato insieme a Iveco, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi daremo i risultati che sono veramente eclatanti. Parlavi prima, Davide, di la possibilità di azzerare, però in alcuni casi, comparando ovviamente le emissioni, i saving di CO2 equivalente rispetto al diesel che attualmente è in commercio, che prevede anche un po' di biodiesel, addirittura in alcuni casi, in alcuni scenari analizzati all'interno di questo studio, non solo si va a zero, ma si va sotto zero. Quindi vi invito appunto a seguirci, eventualmente poi a cercare su internet questo studio che sarà reso disponibile a tutti.
domande, una domanda da parte del pubblico. Scusatemi perché io avevo promesso un dibattito maggiore, ma poi le cose sono andate, il bello della diretta, le cose sono andate diversamente. Una mano alzata, vediamo se c'è. No, non c'è. Una domanda che gli speaker vogliono fare agli altri speaker. You have to go, but okay, now we are it's really the end of our conference. It's an international movement to understand that you have to go, okay? Così, diciamo, la chiudiamo in bellezza, la chiudiamo in questo modo, ci facciamo un applauso che non abbiamo ancora fatto. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, facciamo contenti anche l'organizzazione perché riusciamo a finire in maniera assolutamente puntuale. Grazie ancora a tutti e buon pomeriggio.